Benvenuta a Terra Madre, siamo qui con Sapore d'Autore, riconfermati maestri del gusto, quindi complimenti per questa riconferma. Io voglio chiedere una domanda che faccio a tutti i maestri: cosa significa per voi, per come attività, essere dentro la rete maestri del gusto? Allora, per noi significa comunque un sintomo di qualità, nel senso che un'accortezza riguardo alle nostre materie prime, alle materie del territorio. Per quanto riguarda il mio negozio, appunto, tantissimi prodotti, penso il 90% a chilometri zero, collaborazione con delle aziende agricole artigianali e diciamo che questo è un marchio importantissimo. Marchio è brutto chiamarlo marchio, però è un'iniziativa importantissima per comunque anche combattere la grossa distribuzione. Ok, cosa significa oggi essere macellaio a Torino nel 2024? Allora, oggi il macellaio a Torino, come tutti gli altri mestieri artigianali, è importante. Perché è importante? Perché innanzitutto io ho, per quello che è, 41 anni di esperienza, però non bisogna fermarsi alle origini e continuare comunque su una certa strada. Il mercato richiede innovazione, il mercato richiede fantasia, il mercato richiede essere sempre sul pezzo, quindi bisogna a un certo punto abbiamo capito che era ora di cambiare, di trasformare, di fare delle cose molto buone, trasformate, anche molto particolari. Infatti abbiamo avuto l'occasione di fare la vetrina giovedì per l'inaugurazione del Salone del Gusto. Abbiamo fatto una vetrina che non era più carne ma era pasticceria, quindi io copio molto dai miei amici pasticceri, ho degli input, uso carne col cioccolato, uso comunque degli abbinamenti testati, provati e con successo. Quindi oggi questa è la strada per appunto avere delle nuove ricette, delle nuove cose, anche perché il cliente finale è sempre più esigente, ha sempre più voglia di trovare delle innovazioni. Noi per quello che riusciamo a fare gliele diamo, per quanto che riusciamo a fare abbiamo sempre spunti, e poi sono loro stessi a richiederci che cosa è il prodotto che piace di più oppure che piace di meno. Quindi bisogna sempre comunque anche andare sulla stagione, usare la frutta, la verdura di stagione e fare i piatti in base alle stagioni che siamo. Grazie, ti ringrazio, molto molto interessante le tue parole e buona Terra Madre. Grazie.